Un parere che ho dato in precedenza riguarda la mozione 1186 Spadoni e altri. Mantenendo il parere negativo sulle premesse, correggo in parere favorevole la valutazione circa l'impegno numero 3, quello che comincia con ad assumere iniziative per attuare l'articolo 11,1 lettera B della Convenzione. L'impegno numero 5, che comincia con a realizzare un monitoraggio sulla popolazione. L'impegno numero 11, che comincia ad incoraggiare il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione mass media. L'impegno numero 14, che comincia con a predisporre una sezione all'interno del sito del Dipartimento. E l'impegno numero 15, ad assicurare che i finanziamenti stanziati, eccetera, siano erogati senza ritardi. Su tutti gli altri impegni resta il parere contrario. Grazie. La ringrazio, sottosegretario De Vincenti. E allora, colleghi, passiamo ai voti. Come da prassi, le mozioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico della mozione Zampa, Locatelli, Martelli, Binetti, Santerini, Vezzali ed altri, numero 1.182, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. Dichiaro aperta la votazione. Catania. Tartaglione. Tentori. Nicchi. Allora, chi sta salendo? Forza, colleghi, siamo in votazione. De Lorenzis. Buttiglione. Lombardi, Lupi, Bosco, prego colleghi veloci, siamo in votazione. Fossati, Zanetti, allora ci siamo? No? Allora, sopra. No, ha votato il collega. Sì, chi altro? Va bene, ma insomma, va bene. Allora, ecco, sta arrivando. Forza, collega. Niente, non ce la fa. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 340, contrari nessuno. La Camera approva. E adesso indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla mozione Centemero, Giorgia Meloni ed altri, numero 1184, come riformulata su richiesta del Governo e per quanto non assorbita dalla votazione precedente, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. Dichiaro aperta la votazione. Allora, qui Piccoli Nardelli, Palma, Romele, Latronico, Carella, Moscat, Magorno. Va bene, mi pare che tutti abbiano votato, no? Sì. Tutti hanno votato. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 357, contrari 1. La Camera approva. Ora passiamo alla mozione Salta Martini ed altri, numero 1.185. Avverto che ne è stata chiesta la votazione per parti separate, nel senso di votare dapprima la premessa congiuntamente al secondo capoverso del dispositivo, su cui il Governo ha espresso parere contrario,
a seguire il primo e il terzo capoverso del dispositivo su cui il Governo ha espresso parere favorevole. Così. E allora indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla mozione Saltamartini e altri numero 1.1185 limitatamente alla premessa e al secondo capoverso del dispositivo su cui il Governo ha espresso parere contrario. Dichiaro aperta la votazione. Ecco, allora, Piepoli, Librandi, Manfredi, Speranza, com'è, ci siamo? Speranza non riesce a votare. Speranza ha votato? Bene, allora abbiamo votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 42, contrari 310, la Camera respinge. Allora, adesso indico la votazione sulla mozione Saltamartini ed altri numero 1.1185, limitatamente al primo e al terzo capoverso del dispositivo, per quanto non assorbiti dalle votazioni precedenti, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. Dichiaro aperta la votazione. Anche la Spadone? Casellato? Bargero? Bolognese? Taricco? Gigli? Chi altro? Taricco non riesce ancora a votare? Neanche Bargero. Bargero, eccolo. Allora, mi pare che Bargero niente, non riesce, sta andando il tecnico. Sì, fatto, ce l'ha fatta, ce l'ha. Allora, va bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 322, contrari 27, la Camera approva. Allora, adesso passiamo invece alla votazione della mozione Spadoni ed altri numero 1.1186. Avverto che anche qui è stata chiesta la votazione per parti separati. E quindi voteremo dapprima l'intera mozione, ad eccezione dei capoversi terzo, quinto, undicesimo, quattordicesimo e quindicesimo del dispositivo, e il parere del Governo è contrario. A seguire i capoversi terzo, quinto, undicesimo, quattordicesimo e quindicesimo del dispositivo, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. Allora, indico la votazione nominale sulla mozione Spadoni ed altri numero 1.1186, ad eccezione dei capoversi terzo, quinto, undicesimo, quattordicesimo e quindicesimo del dispositivo. Il parere del Governo è contrario. Dichiaro aperta la votazione. Formisano. Caso. Simone Valente. Forza colleghi, siamo in votazione. Ravetto. No? Ok, d'accordo. Allora. Roccella. Palladino. Va bene, mi pare che abbiano votato tutti, via. Dichiaro. Parentela. Allora, parentela. Ce l'ha fatta o no? No. Di inserire a destra, aspetti un attimo, il terzo settore da destra. Aspetti. Sì. Se vedete, ecco, perché io non riesco a vedere se ha votato. Ha votato? Va bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 104, contrari 271, la Camera respinge.
Adesso siamo alla votazione della mozione Spadoni ed altri numero 1.1186 limitatamente ai capoversi 3, 5, 11, 14 e 15 del dispositivo su cui il Governo ha espresso parere favorevole. Dichiaro aperta la votazione. Galgano. Casellato. Zoggia. Ci siamo? Sì. Sì, bene. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 382, contrari 5. La Camera approva. Adesso siamo alla votazione sulla mozione Rizzetto e Pisicchio numero 1.1189, per quanto non assorbita dalle votazioni precedenti, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. Dichiaro aperta la votazione. Formisano. Donati. Casellato. Donati ancora non riesce. Donati non riesce. Allora, la deputata che è salita, eccola. Vieni, deputata. Non vota. Allora. Chi altro? Ci siamo? Sì. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 348, contrari 1, la Camera approva. Siamo alla votazione sulla mozione Bechis ed altri numero 1190, per quanto non assorbita dalle votazioni precedenti, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. Dichiaro aperta la votazione. Allora, qui? Bolognesi. Stella Bianchi. Vico. Casellato. Tutti? Tutti hanno votato e allora dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 344, contrari 1, la Camera approva. Allora, colleghi, questa era l'ultima votazione. Adesso sospendiamo la seduta, che riprenderà alle 15.50 e riprenderà con il seguito della discussione del disegno di legge di delega al Governo sulle disposizioni per l'efficienza del processo civile. La seduta è sospesa.